Ragazzi, mi raccomando, con le iscrizioni. Se volete sostenere il canale, lo potete fare gratis iscrivendovi con un semplice clic su iscriviti ed attivando la campanellina. Dago spia tutte le fake porta via, perché io stamattina avevo poco tempo per fare un video, ma ne faccio un altro molto molto volentieri, visto che ci avete chiesto delucidazioni in merito. La fonte di Dago Spia è Reuters, tutta affidabilità, ci mancherebbe, ma non hanno capito che la dichiarazione di Reuters è stata quella, infatti, di cui parlavo stamattina, che la Yacht Rock ha smesso di investire nel 2021, non ha smesso di essere azionista. Un conto è smettere di investire dal 2021, un conto è smettere di essere azionista. Tra l'altro, le visure camerali parlano chiaro, per quello io stamattina ho fatto il video, non c'è nessun problema. Il passaggio di proprietà non è che è regolare di più, ma devono rompere le scatole perché siamo tornati ad essere sotto completo attacco. Addirittura quelli di Lion Rock, se lo volete sapere, lo dico a chi non lo sapesse, erano presenti con una persona nel CDA fino ad una settimana fa. Quindi non diciamo baggianate. Quello che mi rasserena è vedere un Marotta che lotta come un leone, come mai si era visto all'Inter sotto regime cinese dove lui non poteva parlare. Io per quello che anche l'ho anche ritirato Marotta, certo, ma perché non parlava mai? Ora invece lo vedo carico, lo vedo positivo, lo vedo che vuole stare oltre il 2027, chissà perché, lo vedo veramente cioè incisivo come non mai Marotta. Prima parla di situazione, abbiamo avuto una giornata per quanto concerne il lato finanziario disastrosa, poi dopo parla. Dopo 72 ore parla e vuole rimanere al di là del 2026, sta incominciando a rispondere a chi ci attacca. Un Marotta operativo a 360 gradi, come ho sempre voluto vedere e come non ho mai visto sotto regime cinese. Quindi di cosa ragioni? È quello che vorrei capire io. Di cosa ragioni? Vai a vedere la messa mattutina del reverendo di 33 minuti. Vai, andate a vedere la messa del reverendo e riscrivete quello che vi dice il reverendo. Perché ora comincio anche a preoccuparmi, ha detto Lautaro rinnova. Molti interisti prendono come punto di riferimento Biasin, nulla, nulla contro Biasin, ci mancherebbe, è uno dei pochi professionisti, secondo me, che parla dell'Inter, ma anche lui era sicuro di Pinco. E quando io facevo Pinco Pallo, Pinco! A proposito, dov'è Pinco? Scappato. Pinco! Lo scoop mondiale del reverendo, dov'è finito? Dov'è lo scoop mondiale del reverendo? In quella messa mattutina di 33 minuti, che a fine messa passa alla perpetua per raccattare gli spicci, così, con la manina. Biasin, ragazzi, dice, torniamo seri, per favore. Biasin dice che l'Inter arriva fino a 10, ma lui vuole molto di più. Lo ha detto Biasin 2 ore fa. Se trovo l'articolo, lo posso leggere anche in giornale una volta oppure no? O lo deve leggere solamente il reverendo? Chi c'ha il monopolio lui delle letture di giornale su YouTube? Lo voglio leggere anche in giornale, va bene? Lo voglio leggere anch'io. Quindi, vediamo se lo ritrovo l'articolo. Biasin. Lautaro, Inter arriva a 10 milioni, lui vuole molto di più, club non lo tiene senza rinnovo. Questo è un articolo di qualche ora fa. Ragazze, fate vobis, ormai si stanno scatenando tutte le tipologie di valutazioni possibili e immaginabili. Lui lo sa benissimo che l'Inter non può arrivare a dargli 12-13, l'ho detto anche su OCV dove ero ospite oggi. Saluto i ragazzi di OCV che mi hanno invitato per un intervento, avevo un'oretta libera, sono andato molto volentieri e quindi nulla, fate vobis, ma Lautaro sa benissimo che 12-13 milioni l'Inter non gliele può dire, quindi se lui si impunta su quella cifra, se è vero che lui
si impunta su quella cifra, è come se stesse dicendo: ragazzi, ciao, vi saluto. In quel caso devi portare 120-130 milioni. L'Inter fa tutta plusvalenza, sistema un attimino il bilancio e prenderà due, tre giocatori. E ragazzi, l'Inter va avanti. L'Inter la va avanti, presidente, i giocatori e passano. C'è poco da fare. L'importante è che siano passati i cinesi. Che ora siamo tranquilli a livello finanziario, perché quelli non capiscono chi guardava, soprattutto quelli che guardano solo la palla che entra dentro. Noi eravamo in un mirino. Vedi, continuano a romperci le scatole. Questi sono gli ultimi strascichi della gestione cinese. Comunque, Dagospia, tutte le fake, porta via. E non è come tu dici te, ti sei sbagliato. Lascia perdere i cinesi, dammi retta. Ciao, Inter.